Il brano ha un sound assolutamente internazionale, Sì. molto, sei bello, a me piace moltissimo anche proprio la musica sotto, la Sì. produzione, bella. Come ti trovi tu in realtà? Sei a tuo agio, abbiamo già Mi sentito trovo altre nel mio cose, intimo esatto. bellissimo, quindi in realtà all'interno di queste canzoni, di queste collaborazioni, io ci sto benissimo, quindi quando posso farle sono sempre felicissima. Ok, ho letto un post su Facebook in cui L'avete auguravi buon letto tutti anno. i social, Certo, eh? ovvio. Ma che è questo? Noi giornalisti viviamo lì in È un realtà, guarda, se gazzettino lo questa dico. Sì. roba. No, però Ok. in realtà ti volevo dire che tu hai fatto un augurio di buon anno e poi hai detto che la tua speranza è quella di continuare a fare quello che fai divertendoti, Sì. cioè il tuo unico proposito massimo, diciamo Ma perché da lì così. parte tutto. Ti dirò, ci sono stati dei momenti in cui avevo perso questa leggerezza. Che io sono con i piedi attaccati per terra sicuramente, però questo non toglie che tu le cose ogni tanto le devi fare anche senza pensare, senza chiederti tanto cosa succederà. Però il problema è che ho studiato economia, quindi c'è il mio cervello diviso tra una pazza e una che è un analista, capito? E quindi il problema è che è tutta quanta una guerra tra queste due parti che si scontrano. No, cioè, ogni anno no. Si scrive un pippone, cioè spero di riuscire a fare quello che spero di dimagrire, spero di mangiare sano, spero di andare in palestra, tutte quelle robe là, spero di no, tanto poi dopo non le realizziamo. Allora ho pensato di farmi un augurio che da cui era basato tutto, cioè spero di divertirmi, fare quello che mi va e da lì parte tutto e le cose vengono meglio. Poi ho fatto un sacco di cambiamenti comunque, cioè iniziati già dall'anno scorso su di me. Piano piano continuano a esserci, ci sto lavorando perché non bisogna mai smettere di lavorare su se stessi, sulle cose. Adesso ho anche cambiato team di lavoro, ho cambiato tante cose, ho cominciato anche a raccontarmi di più. Perché io ho sempre avuto, ma le persone che mi conoscono sanno che ne ho vagonate. Però mi ero sempre molto. Ero sempre stata molto criptica. Adesso, sinceramente, sarà anche che ho passato i 30 anni. Sto diventando più. Senti, sai che c'è? Cioè, diciamolo, perché tanto sicuramente è un problema di tutti, o una cosa di tutti. E quindi mi piace vedere quando me lo dicono. È quasi utile a te, a tutti, a chi ti segue. È bello. Sì. Beh, anche quello frutto comunque di un processo, secondo Sì, me, sì, di sì. lavoro su se stessi. So che stai lavorando, tra l'altro, a nuovi inediti, cioè c'è un Sì. nuovo lavoro. È tutto questo un processo che poi stai chiaramente mettendo anche in quello, Certamente sì. nel... Magari sia meno. Cioè il fatto di dire non ho paura di raccontare, non ho paura di comunicare questa cosa qui, sicuramente si trasferisce anche sulla musica. Perché, cioè, banalmente il primo disco che ho fatto non volevo dire la parola ti amo, infatti non ho mai pronunciato in una canzone, però assolutamente contraria. Magari sai, cioè, volevo chiamare il primo album, penso di avere dei problemi con l'amore, poi mi hanno fermato. Sarebbe E stato poi dopo la bellissimo. situazione è migliorata, capito? Quindi sì, cioè il fatto che un'altra cosa che secondo me devo fare, che non, per, cioè, posso anche essere, cioè non per forza devo cantare, dire esattamente quello che io ho già provato, cioè posso anche darmi una, come posso anche un po' ampliare i miei orizzonti, vorrei, ecco, questo è, perché la questione amore, cioè vorrei essere anche un po' più comunicativa su quello, ecco. Va bene, dai, altro proposito per il Un casino 2018. comunque. Vabbè, non ti preoccupare. Va bene, grazie mille, Chiara. Grazie, grazie.